Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crash Bandicoot. Avevamo finito quel livello là di merda. E ora facciamo questo qua, incominciamo questo, G-Wix. Questo livello così si chiama, G-Wix. Vediamo che merda, ecco che esce un coglione. Non ci interessa vedere la faccia di Dingodile. Sì, si chiama Dingodile, quello che uscirà. Allora, cominciamo. Ma questo è tipo il primo livello. Però stanno le rane già da prima. C'ho 17 vite ancora. 83, 84, bravo. Eccolo, Aku Aku. Mamma mia, queste scatole si rompevano così. Lì c'è la nitro lì. No, ma perché l'ho perso a cazzo? Ecco, mi è tornato Aku Aku. No, mamma mia. Oddio, che cazzo è? No, è morto Aku Aku, però non ho capito nemmeno io quel che è successo, però è successo. È successo, ragazzi, è successo. Continuiamo qua, continuiamo. Clicchiamo prima il checkpoint, poi facciamo le altre cose. Qua dovrebbe uscire un mago, dovrebbe spawnare, no, non esce. No, che cazzo è successo? Oddio, che si è impancato pure. Meno male che stava qua il checkpoint. Quindi se io passo di qua salto tutte le cose, cioè. Ma che cazzo. No, metti qua. Mettiti qua. Mettiti qua. Metti qua. Io com'è che... Allora no, cioè, avevo sbloccato una cosa, quindi facendo... Ah ecco, forse facendo la scivolata, quale intende? Aspettate. Vado prima a rompere questa scatola. Ok, se no quella si bloccava come già è successo nel livello sott'acqua. E poi possiamo continuare. Non c'è la trotta continua, che palle. Allora, se io passo di qua, salto tutto, cioè. Non vado io, che culo. No, il mio cuoco è sparito. Perché c'è sto coglione. Muori, stronzo. No, che cazzo ha fatto? No. No, ma che palle. Ecco, di qua i livelli cominciano a farsi più difficili, più complicati. Oddio. Qualcosa mi dice che dovremmo fare due livelli alla volta e non tre. Bravo. Oddio, quanto è bello. Che sollievo quando si butta così. Ti viene quella sensazione di arrapamento. L'arrapamento time. Ecco qua. Wow. Ecco, sì, voglio spaccare così le scatole. Sai che sta sto coglione. Ma fa culo, nella tenda è andato a finire. Muori, strano. Un pollo. Non muore quel pollo. Non sono mai riuscito a ucciderlo in tutta la mia vita. Aia, mi fa male il braccio. Sai che qua c'è un altro mago. Ah, no, c'è uno spadaccino. Con la nitro vicino pure. Oddio. La nitro. Che cazzo fa? Oddio. La nitro in pieno ho preso. Ma qua a livello bonus non c'è. Qualcosa mi dice che devo passare. Di nuovo no. Che vedi come fa l'animazione strana. È quello che mi guarda. Ma che cazzo. Questa volta non lo faccio più. Aspettate, eh. Ok. Vaffanculo. Vaffanciulo. Ci mancava altro che morivo con una rana. Oh, che era quello? La TNT la facciamo esplodere giusto per gusto. Ok, aspetta che comincio ad arrivare le pozioni. Non ci arrivano nemmeno, guardali. Guardali. Ecco, è morto il mio acquaco di nuovo. Se io facessi così? Madonna, quanta roba, ragazzi. Una nitro. Livello bonus. Appare un livello bonus. E guardate, corre in volo. Corre in volo. Mi diverto. Troppo divertente sto gioco. Oddio. Qualcosa mi dice che è più difficile di quanto pensassi. È più grande di quanto pensassi, ragazzi. Ok, no. Sì. Ecco, questo finisce subito. No, ho fatto volare i frutti, tanto così. E se ne va giù. No, non se n'è andato. Allora, questa si fa così. Sì, mamma mia che mostro.
Ok, ho attivato quelle scatole, ma a me non interessano, queste interessano. Però intanto prendo i frutti così. Madonna, tutte le scatole ho preso. Mi sento fiero. E corre, in volo corre. Corre mentre vola, ragazzi, corre mentre vola. Proprio fiero. E c'è sta ranocchia di merda. Se ne va, guardate come se ne va. Ancora i frutti Wumpa. Mi chiamo sempre Mille. Qua sono due spadaccine, no, e mo non ci siamo, Ok, prendiamo il cristallo. Ma guarda come cammina, che animazioni. No, che cazzo ha fatto? No, che palle, devo ricominciare da qui. Devo ricominciare da qui, che palle. Però, ho preso il cristallo, l'ho preso, volendo. Con la nitro a fianco, naturalmente. La stronzata, cioè, la stronzata, ragazzi, una stronzata. Ma dove li vediamo più questi videogiochi oggi? Dove li vediamo più questi videogiochi del genere? Andiamo qui. E se ne vola. No, di nuovo questi due. Ah, il nasone mi fa male. Sì, perché ragazzi io c'ho un naso. Non lo sapevate, ora sapete. Io c'ho un naso. Guardate, guardate sto coglione. Oddio, tutte le nitro a fianco. Vuole fare esplodere tutto. Ah, quindi ho preso 96 scatole su 100. No, dai, non posso. Ho cercato di prenderle tutte. Invece ne ho prese solo 96. Che schifo. E ora il mio livello preferito. Dovrebbe essere questo, sì. Il 7. Il mio livello di Crash Bandicoot preferito. Non so per quale motivo. Forse perché tutta quest'area mistica così. Cioè, guardate, c'è pure una gemma d'oro. Guardatela. Quella gemma d'oro non sono mai riuscito a prendere tutta la mia vita. Perché non ho mai capito dove cazzo si prenda. Ma ve lo farò vedere. Cominciamo questo mio livello preferito. Mamma mia, che ricordi. Sai che c'è? Ah, eccolo qua. Sì, quando capiterà che mi ucciderà, vedrete che animazione ci sarà in un futuro remoto. Un Aladino. Tutti i frutti che volano. Questo mi sembrerà facile perché l'ho già fatto. Ma normalmente non lo è. Non lo è, ragazzi, non lo è sto livello. Vai. È morto quello. È morto, solo Firo muore. Vai. Ui, di qua devi andare. No, non vedo la prospettiva. C'è un'altra scatola che ho rotto, naturalmente. Questa non sono mai riuscito a completare tutte le scatole. E mo vi faccio vedere anche il perché. Mo che dopo il livello bonus. È caduto giù. È caduto giù, guarda. Caduto giù, guardalo. Guardalo. E poi se ne va giù. Aspettate che questo lo devo prendere per forza. Prima che si blocca, ok. Mi serviva per la vita. Anche se so che non posso completare le scatole. È Aladino che se ne vola. Non lo so, mi dava quest'aria. Questo livello mi dava quest'aria. Tipo, quando ero piccolo mi immaginavo che la mia città era così. Non lo so perché. Immaginavo che la mia città era così. Cioè, era in tutta quest'area così. Il sole, poi. Siccome io sono del sud, ragazzi, sono del sud, allora c'è molto sole. Allora me l'immaginavo tutto così. Poi c'erano certi palazzi che avevano. Cioè, non lo so. Allora, saltiamo qua. Non posso andarla a prendere più. Vai, la vita ho preso. Allora, quante giocate mi sono fatto a sto livello. Ora mi... Ci vuole il doppio salto. Ce la farò. Uffa. Dopo aver schiacciato tutti i tasti. Andiamo, andiamo. Allora, qua era diverso. La TNT. La TNT dovevo prendere. Ah no, questa così. No, non era la TNT, dovevo far esplodere, cazzo. Ma fanculo, mi sono incazzato. Che cazzo. E finisce e cammina in V. No, la vita sta là sopra. Ora vi faccio vedere la parte che non sono mai riuscito a raggiungere.
Allora, e non ho mai capito come cazzo si faccia a raggiungere. È strano, perché io tutti i livelli principali li ho completati. C'era bisogno di qualche altro metodo, forse qualche livello secondario nascosto così. Sì, perché questi giochi, dovete capire che i giochi anni 90 avevano questa possibilità di avere i livelli nascosti. Un po' tipo Super Mario, quando dal secondo livello passavi poi potevi passare agli ultimi livelli tramite andando verso sopra, cioè. Come vedete, oh, oh, meno male che è morto. Lo vedete quella gemma duro? La vedete quella gemma duro? Mi sono buggato dentro le scatole, ecco. La vedete quella gemma duro là in fondo? Beh, non sono mai riuscito a raggiungerla in tutta la mia vita. E ho sempre desiderato raggiungerla, non ci sono mai riuscito. Che cazzo? Sono esploso, vai. Io nonostante ho guadagnato la vita, sono esploso. Ma che cazzo? Mamma mia, che culo, ragazzi. Modo, si stava girando. Si stava girando per colpirmi. E se ne va giù. Vai. '91 su 96, cazzo. Ah no, potevo completarla la gemma. Peccato che non ho preso quelli quattro cosi là sopra lì. Facciamo un altro livello e poi finiamo, anche se questa puntata sta durando fin troppo. Livello 8, lo odio. Lo detesto. Lo detesto. Si fa con Crash Bandicoot. Lo detesto però. Madonna. Uff. Mamma mia, mi stretching, lo stretching. Tre, due, uno, via. Ok, vai. E parte di merda, cioè. Livello di merda. Qua c'era anche una parte che si poteva fare un livello nascosto. Non mi ricordo come, dovevi cliccare un palo. Se non sbaglio era questo. Era questo il livello dove potevi accedere lì. Gira. Bastardo. Una polizia. Quanto è bella. Allora, qua per vincere il cristallo dovrei arrivare primo. E non è da me. Io non sono bravo a arrivare primo. Non sono bravo a arrivare primo. Una polizia. Passiamo di qua. Sempre fatto così. E guarda come gira. Oh no 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 no. Che stronzo di merda. Che stronzo di merda. Vaffanculo, coglione, muori. Guardalo, ancora. Che stronzo di merda. No, ho perso la gara. Quello stronzo. Che figlio di puttana. Poi pure una scatola non sono nemmeno riuscito a prendere. Madonna. No, la devo e se ne va. E va via, cioè. No, lo devo fare sto livello, devo rifare. No, ma che cazzo, dai, ci sono rimasto di merda. L'odio sto livello, avete visto che io lo detesto sto livello? Quel pezzo di merda, me la pagherà. E si bugga tutto dentro nel gioco. Dai che forse ce la posso fare, dai che forse ce la posso fare, dai che forse ce la posso fare. Due, via. Ma io non mi ricordo più, questo è il tasto per camminare, sì, ok. Ok, sono partito male, non mi ricordo. Se non sbaglio questa è la stessa partenza di Super Mario, che tu clicchi e pian piano cammina. Super Mario Kart intendo, naturalmente. Vai. Lo stronzo di merda. Dove sta? Quello era in quarta posizione, era quello stronzo. Ui. Eccolo là, guardalo, guardalo, proprio fiero. Adesso in terza posizione. Adesso, prima per arrivare in... Ah, nemmeno sono arrivato terzo. Però ce l'ho fatta. È così rallento andando sui salti, ma fa niente. Poi non è che duri tanto sto livello, dura pochissimo. Però quel poco devo cercare di farlo bene, che culo. No, quello era il freno, cazzo, stavo cliccando il freno. Allora, questo, l'ultima curva. No, 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 non mi fare cazzate. Non mi fare cazzate. Non mi fare cazzate. Dai, dai, primo. Sì, sì ragazzi, lo sprint finale ce l'ho fatta. Madonna. Allora, ci siamo quasi. Abbiamo finito questa parte. I livelli sono quasi finiti. Bugia, sono 30. No, non sono 30, che cazzo dico? 30, 40, 50 se non sbaglio sono. Perciò non ci vuole niente arrivarci alla fine. Beh, io ragazzi vi saluto. Ricordatevi di mettere mi piace se il video vi è piaciuto. Sì, questo video ho abilitato il mi piace, va bene? E ciao a tutti ragazzi. Ciao.